È facile cadere nella FOMO e investire i propri soldi nel momento sbagliato. Ciao a tutti, io sono Antonio, content creator e founder di CryptoPower e oggi voglio raccontarvi un po' quella che è stata la mia esperienza nel mondo delle criptovalute, degli investimenti in criptovalute e soprattutto poi voglio andare a delineare quelle che sono tre regole fondamentali che ho imparato rispetto alla mia esperienza. Quindi l'obiettivo di questo video è farvi capire quali siano questi errori e sostanzialmente andare poi a definire tre regole da seguire per poter essere profittevoli nel mondo delle criptovalute. Come vi dicevo, la prima volta che ho investito in criptovalute è stato un momento in cui mi sono lasciato far prendere la mano e quindi ho investito quando Bitcoin era ai suoi massimi storici. Questo che cosa ha comportato? Ha comportato il fatto che comunque poi dopo essendo sceso Bitcoin i miei investimenti sono andati in fumo da lì a poco, quindi ho perso circa il 90% del mio investimento. Perché ho investito? Semplicemente tutti ne stavano parlando, Bitcoin era sull'onda, sulla cresta dell'onda dei media e tutti quanti stavano parlando di questa cosa. Addirittura anche persone che non hanno mai investito, amici, hanno iniziato a consigliarmi dei token. Ovviamente quello che sconsiglio sempre è cadere in trappola alla FOMO, quindi non farsi prendere dalla paura di perdere un treno. Se c'è un momento giusto per poter iniziare a formarsi, è esattamente questo, quando quasi nessuno parla delle criptovalute e quindi è un momento di basso interesse. Solitamente quando andiamo ad investire facciamo tutto il contrario di quello che fa la massa, quindi quando un argomento è in tendenza. Non è il momento di investire, ma è il momento di vendere. Come vi dicevo, molte delle persone che conosco hanno investito in questi token e mi hanno iniziato a consigliare anche delle shitcoin con i famosi pump and dump. E quindi come funziona? Entri all'interno di un progetto, tutti quanti parlano di quel progetto, il progetto sale e se non cogli, diciamo, il momento giusto per uscire, diciamo, dal tuo investimento, perdi tutto. E questo è successo, insomma, con diverse criptovalute e questo è sempre stato dovuto al fatto di non avere esperienza in questo mondo. Un altro fattore importante che ci tengo a sottolineare è che non bisogna affezionarsi troppo alle proprie criptovalute. Spesso si sente dire il termine hold, ovvero holdare, tenere. Spesso holdare, quindi tenere delle criptovalute per il lungo termine può andare bene se c'è una strategia di fondo, ma se non si vuole perire al mercato delle criptovalute si deve necessariamente imparare quando entrare al mercato, ma ancora di più come e quando uscire dal mercato. Perché se un investimento mi fa un per 3, quindi investo 100 € su una criptovaluta. Quella criptovaluta va a 300, quantomeno i 100 che avevo investito li porto a casa. E poi, seguendo delle analisi, posso andare a capire quando andare a prendere anche i guadagni. Quindi il consiglio è quello di non affezionarsi troppo alle proprie criptovalute, ecco. E soprattutto avere una strategia a breve termine che possa anche andare a ribilanciare il portafoglio. Un'altra cosa che ho capito con l'esperienza e con il tempo, dopo aver appreso, diciamo, la lezione scottante di aver perso tutti quanti i miei soldi, sono stati i metodi di guadagno con le criptovalute. Infatti CryptoPower nasce proprio da questo sodalizio, ovvero un team di persone che hanno sviluppato una filosofia di investimento. Questa filosofia di investimento è molto semplice, è comunque frutto di anni di esperienza e di considerazioni. Quali sono questi tre pilastri e perché andiamo a definire tre pilastri di investimento fondamentali? Perché nel mondo delle criptovalute ci sono tantissimi metodi di guadagno, tantissime opportunità, ma allo stesso tempo ci sono tantissimi rischi. Questo è sempre un fattore da considerare. Come dicevo, le criptovalute sono un asset ad alto rischio ed è proprio per questo motivo che andiamo a delineare tre pilastri. Sono innanzitutto gli investimenti lungo termine, quello che può essere un investimento, quindi capire le strategie di entrata, di uscita, quanto tempo tenere una criptovaluta, come incassare i guadagni. Poi abbiamo la parte di trading a breve termine, e con il trading, soprattutto nelle fasi ribassiste di mercato, è possibile andare a monetizzare, anche perché, diciamo, l'investimento lungo termine, come ben potete capire, non sarà, diciamo, così fruttuoso in questa fase di mercato, ma è la fase di mercato in cui si va a comprare, non il momento in cui si va a vendere. Quindi con il trading possiamo andare a fare dei profitti e generarli anche nelle fasi discendenti di mercato. E poi il terzo pilastro è quello della DeFi. Anche questo dobbiamo andare a capire in quale fase di mercato utilizzarlo. La DeFi è ottima soprattutto nelle fasi rialziste di mercato, con le sue pool di liquidità, con i suoi APY che possono andare, quindi rendimenti che possono andare dal 20, 30, 10%, ma anche di più, poi dipende, insomma, un po' dal rischio che uno vuole assumersi. Ovviamente tutto questo cappello iniziale cosa mi porta a dire? Che è importante capire quanto il mercato delle criptovalute, come anche il mercato tradizionale, sia ciclico. Voglio premettere che la ciclicità del mercato è un qualcosa di storico. È vero che le cripto hanno uno storico più breve, però anche seguendo quello che è l'halving, che ne abbiamo parlato anche in qualche altro video, che avverrà tra meno di 400 giorni, si è ipotizzato
dato che stiamo uscendo da una fase ribassista per dirigerci verso una fase rialzista. Ovviamente in questo momento non è che tutto andrà sempre a rialzo, quindi bisogna stare attenti da possibili colpi di coda del mercato. Per quanto riguarda l'halving, questo in italiano significa dimezzamento, ed è il dimezzamento che avviene ogni 210.000 blocchi, quindi ogni circa 4 anni, è il dimezzamento delle ricompense dei miner che vanno insomma a convalidare le transazioni. Questo è un evento appunto che è scandito dai blocchi che vengono minati e è previsto per aprile del 2024, e questo sarà un momento di grande fermento per il mercato, proprio perché appunto in passato abbiamo potuto vedere come l'halving sia stato un catalizzatore per le bullrun. Alcuni sostengono che Bitcoin abbia già scontato il prezzo di questo halving, altri invece pensano che possa essere un catalizzatore reale. Sfruttare al meglio l'halving però richiede la conoscenza dei tre pilastri che vi ho identificato prima, e quindi anche la conoscenza delle fasi del mercato, e questo è essenziale per capire come andare ad utilizzare questi pilastri, queste metodologie, e soprattutto come farle interagire durante queste fasi di mercato, perché questi tre pilastri non possono funzionare in ogni fase, ma hanno bisogno di essere utilizzati, e soprattutto di essere utilizzati in diversi modi, di integrati in diversi modi in base a quelle che sono le fasi di mercato. Inoltre ricordo con piacere oramai quando avevo intenzione di studiare quello che era il mondo cripto, insomma dopo essere entrato, essermi scottato, aver perso tutti gli investimenti, ho deciso di seguire dei guru sulle piattaforme social. Queste persone che fanno credere di potersi arricchire in modo veloce adescano, insomma queste sono le truffe finanziarie più classiche della storia, e non sono nate con internet, bensì già esistevano anni fa con la televisione. Preso dalla voglia di imparare, ho contattato questo guru che chiameremo Mr. X per non fare nomi, per appunto apprendere, per imparare, per formarmi, ma purtroppo ho seguito la persona sbagliata, quindi anche questa volta mi sono affidato a una persona che purtroppo faceva le spese dei propri follower, e me ne sono reso conto una volta avuto accesso al percorso, in quanto le informazioni erano totalmente disorganizzate e soprattutto c'era un sacco di fuffa e poca competenza sul mercato. Infatti qualche mese dopo ho visto Mr. X andare a fare dei corsi, prima sul dropshipping, poi sul copywriting, poi su Amazon FBA, poi sul trading, poi sulle cripto, insomma questo a dimostrare la poca competenza e soprattutto essere verticali e specifici per quanto riguarda un argomento. La verità è che i guru cercano soltanto di sfruttare i trend per far fare le spese ai propri follower, proponendo magari progetti scam o comunque dei percorsi disorganizzati, dei percorsi fuffa per così dire, evanescenti. E quindi anche qua continuo a sostenere l'idea del fatto che sia necessario conoscere quelli che sono i tre pilastri. Questa è un po' la filosofia di Crypto Power. Abbiamo messo insieme i migliori metodi di investimento, così da evitare di perdere tempo cercando qualche altra forma di investimento che possa essere insomma una perdita di tempo. E quindi abbiamo tolto di mezzo tutto quello che non è redditizio, ad esempio il mining in questo momento, oppure ad esempio non siamo dei sostenitori dei bot, perché per utilizzare dei bot c'è bisogno delle competenze quantomeno di programmazione, di conoscenza del mercato, di conoscenza delle fasi, perché essendo dei programmi questi devono essere adattati al contesto. Invece la nostra visione è quella di imparare come funziona il mercato e soprattutto andare a definire una propria strategia ed essere autonomi all'interno dei propri investimenti, così da non andare a sperperare dei soldi con persone che possono gestire magari il tuo capitale, le banche e così via, ma essere autonomi al 100%. In tal senso volevo farvi vedere anche qualche screen delle persone, degli studenti che hanno accesso al Discord dell'Academy di Crypto Power, che condividono i propri risultati quotidianamente, e non pensare che gli stessi risultati non possano essere possibili anche per te, perché appunto se una persona si mette con impegno e costanza e capisce il valore reale delle informazioni che può apprendere, soprattutto dei guadagni che si possono andare a fare, questo è sicuramente un fattore che può portare ad impegnarsi. E all'interno di Crypto Power abbiamo una community di persone molto motivate e soprattutto che danno lo stimolo di imparare nuove cose. C'è anche tutto il supporto dei docenti. Stare in un ambiente in cui si parla di cripto ti fa crescere nel mondo delle cripto, e soprattutto senza stare a sentire dei cripto guru seguire strategie fallaci, metodologie che non funzionano, ma formarsi realmente su un argomento avendo a disposizione dei videocorsi, avendo a disposizione dei manuali, avendo a disposizione il Discord, la community e anche il supporto insomma da parte dei docenti con i quali si può interagire
Oggi voglio dirvi che non è troppo tardi per partecipare al prossimo ciclo rialzista e se magari siete stati già degli investitori, avete perso dei vostri soldi, è il momento di andarli a recuperare e di andare in profitto. Queste sono le tre regole fondamentali per il mondo cripto che ho imparato dalla mia esperienza. Quindi la regola numero uno è non lasciarsi ingannare dalla FOMO, non farsi prendere dalla paura di perdere un treno. Il momento migliore per acquistare non è quando il mercato è ai massimi, ma è adesso, quando tutto apparentemente tace. La seconda regola che ho imparato è quella di non affezionarsi alle proprie criptovalute, quindi il termine HODL può non essere una strategia efficace. Infatti, come dicevamo, comprare ora e andare a prendersi i profitti e capire come farlo è di fondamentale importanza. Questa è una regola fondamentale per non perire al mondo cripto. La terza regola è quella di utilizzare delle strategie che possono portare dei ritorni a medio-breve termine, e questo per andare a bilanciare il proprio portafoglio nei momenti di magra e farlo esplodere nei momenti così rialzisti. La mia esperienza mi ha insegnato che l'investimento in criptovalute non è una scommessa, ma c'è bisogno proprio di una vera e propria strategia, e questa comprende i tre pilastri. In questo video vi ho riempito la testa con determinati concetti perché sono convinto del fatto che siamo in una fase di mercato molto interessante per andare a capire come organizzarsi e come andarsi a prendere poi i profitti in una fase rialzista e non farsi trovare impreparati e quindi arrivare quando tutti parleranno di Bitcoin e non sapere in che modo muoversi e quindi andare a perdere il proprio denaro. Quindi voglio andare a ripercorrere brevemente anche quello che ci siamo detti in questo video. L'unico modo per avere dei profitti con le criptovalute è utilizzare delle strategie in base alla fase di mercato in cui ci si trova, e queste strategie, come vi dicevo, derivano dai tre pilastri. Se state perdendo dei soldi in questo momento, probabilmente è perché o state utilizzando parzialmente quelle strategie o le state utilizzando nella fase sbagliata di mercato. Il secondo punto è che la fase di mercato che stiamo vivendo, seppur ribassista, anche se ci sta dando dei segnali di rialzo, è il momento migliore, se non l'unico momento, in cui si può andare a studiare, a formarsi, per farsi trovare pronti per la prossima bull run, per la prossima fase rialzista. Il terzo punto invece è che l'halving di Bitcoin sostanzialmente è sempre stato un catalizzatore. Non è una certezza questa, non possiamo affermarlo con sicurezza, ma è sicuramente un momento di fermento che porterà a un momento di fermento del mondo cripto. In tal proposito voglio farvi vedere il Rainbow Chart di Bitcoin, che ci fa vedere l'andamento dello stesso nel tempo in funzione degli halving. Si nota palesemente che dopo gli halving è accaduto sempre qualcosa di enorme, ossia un rialzo fortissimo. Quindi avverrà anche questo nel 2024? Vediamo. Seppure la storia non ci dà una certezza su questo, io già mi sto preparando per farmi trovare pronto. E spero che voi, dopo aver visto questo video, non sarete i primi a farvi prendere dalla FOMO e a perdere i vostri soldi. In più, con la nostra Academy Crypto Power abbiamo pensato da tempo di dare o meno un'opportunità a tutte le persone che ci seguissero. E alla fine abbiamo deciso di farlo proprio per spazzare via tutta quanta la disinformazione che circola nel mondo online. Però se sei un opportunity seeker, quindi una persona che pensa di poter far soldi con un click dall'oggi al domani, non è per te, né tantomeno è per quelle persone che pensano che si possa diventare ricchi andando ad investire 10 euro, e soprattutto non è neanche per quelle persone che pensano di ottenere grandi risultati senza un minimo di impegno. Allora, se sei tra queste persone, ti dico che non possiamo aiutarti, ma al contrario, se invece hai voglia di studiare e di impegnarti realmente, di incontrare una community che tratta di criptovalute, e se sei cosciente del fatto che per ottenere dei grandi risultati c'è bisogno di impegno, e se sei anche consapevole del fatto che per ottenere dei rendimenti elevati c'è bisogno di un minimo di investimento, allora molto probabilmente potresti essere dei nostri. Infatti in questi giorni stiamo dando l'opportunità e stiamo selezionando 10 persone da poter seguire per poterle portare a governare la prossima bull run grazie ai tre pilastri del investimento in criptovalute. Se vuoi essere tra queste 10 persone, ti invito a cliccare sul link che trovi in descrizione e di fissare subito una call con noi. Bene ragazzi, spero che questo video possa esservi stato utile, andare un po' a ripercorrere quali sono le tre regole d'oro e soprattutto andare a capire quali sono gli errori da non andare a fare quando si investe in criptovalute. Io vi ringrazio per l'attenzione, ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, to the moon!